Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Avete mai vissuto un giorno così intenso, così bello, da desiderare che non finisse mai? Sono sicuro che vi è già capitato e credetemi, man mano che crescerete, che diventerete grandi e farete le vostre esperienze, ogni tanto vi capiterà di vivere un giorno talmente speciale che vorreste durasse per sempre. Fatene tesoro, teneteli ben stretti nel vostro cuore e nella vostra mente. Quella felicità, quella gioia, sono un piccolo assaggio della felicità e della gioia che ci aspetta in paradiso. Anche gli apostoli vissero giorni così mentre erano con Gesù. E il brano del Vangelo, che abbiamo letto oggi, ci racconta proprio uno di quei giorni. Proviamo a viverlo con loro. Proviamo a salire anche noi, insieme a Pietro, Giovanni e Giacomo, sul monte, seguendo Gesù, che si allontana dalla folla per andare a pregare. Provate a immaginare la scena. Il volto di Gesù cambia, diventa luminoso. Le sue vesti diventano di un bianco abbagliante, quasi da farti coprire gli occhi. È la trasfigurazione, un cambiamento dell'aspetto e della fisionomia di una persona. Ma vi è mai capitato di vedere persone che si trasfigurano? Come dite? No. Eppure sono sicuro che avete già avuto modo di vedere una mamma che allatta il suo bimbo. Sul volto della mamma compare una luce speciale, gli occhi diventano brillanti, il sorriso dolce. Sembra che il resto del mondo sparisca e ci sia solo una grande pace. È una grande gioia. Oppure vi sarà capitato di guardare un papà che esulta mentre suo figlio ha segnato un gol, o che ammira sua figlia durante un saggio di danza, mentre canta o recita. Il cuore gli esplode per la gioia e il volto è pieno di orgoglio, di soddisfazione, di luce. Oppure ancora vi sarà capitato di vedere un nonno o una nonna che coccola il nipotino appena nato. Se lo prende sulle ginocchia, gli accarezza i capelli, ammira ogni piccola smorfia. E intanto il volto del nonno o della nonna diventano luminosi, sereni, pieni di felicità. Secondo voi, perché i loro volti cambiano? Che cosa li fa illuminare? Che cosa li rende pieni di luce e dona loro pace e felicità? Ve lo dico con una parola: l'amore. Amano, e l'amore che traspare dai loro volti li fa sentire luminosi, li fa sembrare bellissimi. È l'amore che ha reso il volto di Gesù così splendente e le sue vesti così bianche. Mentre è in preghiera, entra in comunione con il Padre e l'amore tra di loro è così grande che trasforma persino l'aspetto di Gesù. Un amore immenso che si mostra nella luce che lo avvolge, che traspare dal suo stesso viso. Immaginate per un attimo che reazione possono aver avuto Pietro, Giacomo e Giovanni, abbagliati dalla luce splendente che si sprigiona dal corpo trasfigurato di Gesù. I tre apostoli socchiudono gli occhi. E quando li riaprono, vedono che il loro maestro non è più da solo. Sono apparsi altri due personaggi, il profeta Elia e il patriarca Mosè. Stupore, paura,
quasi non credono ai loro occhi e non riescono a capire che cosa stia mai accadendo. Davanti a loro c'è Mosè, che era morto da tempo nel deserto, prima ancora di entrare nella terra promessa. E poi c'è il profeta Elia, che era salito al cielo su un carro di fuoco. Si trovavano davanti a una visione incredibile. Stavano vivendo un'esperienza che non avrebbero dimenticato mai, uno di quei giorni che vorresti durassero per sempre. E infatti Pietro non vuole andare più via. Vorrebbe che quel momento di pace, di luce, d'amore, non finisse mai. E gli viene un'idea. Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma proprio in quel momento arriva dal cielo la voce del Padre, che proclama: questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo. Sono esattamente le stesse parole che Giovanni ascoltò insieme ad Andrea 3 anni prima, al momento del battesimo di Gesù, nel fiume Giordano. È come se il Padre volesse accompagnare Gesù personalmente nei momenti più importanti della sua vita. È mio figlio, dice quando Gesù sta iniziando la sua missione di annuncio del Vangelo. E è mio figlio, ripete ancora ora che sta parlando con Mosè ed Elia proprio della sua morte, quasi a volergli dare forza, a volergli dire: figlio mio, tu sai quanto ti amo, tu sei il mio figlio, non aver paura. In questo periodo di Quaresima, la parola di Dio domenica dopo domenica ci aiuta a camminare verso la Pasqua, ci dà indicazioni per prepararci a vivere bene la resurrezione di Gesù. E oggi Dio Padre, con la sua stessa voce, ci fa un invito molto chiaro. Ascoltatelo. Il modo migliore per prepararci alla Pasqua è ascoltare le parole che Gesù è venuto a donarci. Ascoltarle con le orecchie, certo, ma soprattutto con il cuore, facendole diventare vita. Certo, questo impegno ce lo siamo già presi tante volte, ma riusciamo veramente a vivere bene il Vangelo? Io devo essere sincero, ancora non ci riesco. E forse fra di voi c'è qualcuno che si trova nella mia stessa situazione, che fa ancora un po' di fatica a trasformare il Vangelo in vita. Ebbene, oggi l'invito del Padre è chiaro. Ascolta Gesù. Vivi come Lui. Ama come Lui. E magari chi ti sta accanto e ti guarda con attenzione saprà riconoscere la luce dell'amore che illumina il tuo volto, che lo fa diventare splendente e bellissimo. Buona domenica e buon cammino.